fatto fa quest'anno, in questa edizione particolare, essere sindaco del paese dei Balocchi? Ah, intanto un attestato di stima rispetto anche al lavoro che evidentemente si è fatto in questi anni. Poi entrare in una specie di comunità aperta dove ci sono i ragazzi, i bambini, l'infanzia in generale, ma poi c'è anche tutto il mondo dei grandi attorno, è qualcosa che ti fa comprendere come sia aperto il mondo e quindi come non bisogna rinchiudersi nelle case. Questo è un luogo aperto che mi dà la possibilità di esprimermi e credo che anche tutte le persone che vengono qui hanno di che comunicare tra loro. Tra l'altro il suo programma che ci faccio qui su Rai 3 parla di temi sociali e il tema di quest'anno del Paese dei Balocchi è proprio un tema sociale, ci racconti? Ma il tema dell'infinito, della mutazione, delle prospettive, dei cambi di registro improvvisi, delle riconversioni, questo è un tema che mi affascina tantissimo. E il fatto che l'abbiano scelto qui e che io sia a rappresentare così con molta umiltà questo ruolo mi fa essere coerente. Credo che oggi abbiamo bisogno di simboli di rinnovamento, anche che vengono dal basso. Non c'è bisogno di, secondo me, trovare delle cose altisonanti. Io credo che i grandi cambiamenti arrivano dal basso. Io dico, porto sempre l'esempio del racconto di De Sica, dei ladri di biciclette. Sono le storie minime che ci fanno comprendere la società, che ce la fanno guardare con altri occhi. E quindi qui questo è un posto aperto che ci fa vedere il mondo con un'altra prospettiva. E pensa che i bambini, che sono il futuro, riusciranno a migliorare questo mondo che in questo momento è molto in difficoltà? Noi abbiamo una sorta di preconcetto sui piccoli, pensiamo che non siano adatti. Io credo che siamo noi ad essere un pochettino fuori posto. Dobbiamo anche lì ribaltare le prospettive. Sarebbe bello che fossero loro a governare. Esattamente, io credo che ci vorrebbe forse una spinta dal basso, anche dai più piccoli, a immaginare il futuro. Noi spesso immaginiamo il futuro, ma è che quello nostro già è passato. Noi dobbiamo pensare a chi viene dopo di noi.